Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo all'evento KTM e abbiamo in prova il Duke 790 nuovo, moto da 105 cavalli per un peso sui 170 kg e adesso appunto andiamo a provarlo. Pronto? È bellissimo secondo me il faro davanti, il quadro della strumentazione. Devo dire esteticamente preferisco la versione su due colori, questa è la nera, poi c'è anche un'altra che è più arancione. La colorazione preferisco questa, ma la moto esteticamente mi piace molto. Ovviamente sarà un giro guidato, non potrò provare da solo, ma va bene lo stesso. Posizione di guida ragazzi super stretta, bella striminzita, ma devo dire comoda, soprattutto con la schiena. Ragazzi, posizione veramente perfettissima, sembra di guidare un giocattolo. Posizione stupenda, sembra veramente di stare su una moto giocattolo. Ovviamente non andremo forti. Facciamo un po' di fuoristrada. Ovviamente all'inizio vado un po' piano perché non sono abituato a questo tipo di moto, a questo tipo di posizioni. Sapete che io guido la sportiva e ho avuto diverse naked, ma devo dire ragazzi, sembra veramente in tutto e per tutto un giocattolino da come si guida. Si ha la sensazione che alla minima apertura del gas la moto debba decollare. Ovviamente avete visto, o comunque vi metterò in un altro video, ho fatto un video con il ragazzo qua della KTM che spiegava tutti i vari controlli, settaggi della moto. Infatti ha tantissima elettronica, compresa anche antimpennata, mappature motore, inseribili e disinseribili. Mi sembra che abbia 4 mappe e quindi diciamo che adesso, a parte che la moto comunque è in rodaggio, quindi più di tanto non può andare, ma comunque dovrebbe essere settata per una modalità tranquilla, quindi in teoria non dovrebbe impennarsi. Sound dello scarico molto bello, scarico originale, però devo dire che fa un bel rumore. Questa moto secondo me sul passo veramente è un osso molto molto duro per le sportive, perché non pesa veramente nulla e ha una bella grinta sotto. Appena sfioro l'acceleratore subito il motore prende. Veramente bello il quadro anche, come ho detto prima, ben leggibile anche sotto il sole. Adesso c'è molto sole e comunque si legge bene. Devo un po' abituarmi alla risposta del gas, che è diversa da quella di un 4 cilindri, quindi ci devo prendere un po' la mano su apertura. Ovviamente qua abbiamo un 2 cilindri 105 cavalli. Sì, il suono dello scarico veramente è fantastico, cioè forse dalla GoPro non si sentirà, ma è veramente grintoso come sound. Che ripresa ragazzi,
cioè i cavalli qua si sentono veramente tutti. Un po' scorbutica devo dire in prima, ma penso che sia una cosa abbastanza comune alle bicilindriche. Le curve è un'anguilla, ma nel vero senso della parola, credetemi. Le curve, tu guardi a sinistra, la moto va a sinistra seguendo il tuo sguardo, veramente si guida che è un piacere, e ve lo dico io da amante delle quattro cilindre sportive. Ragazzi, che bomba, veramente giro molto bello, sono veramente divertito. E adesso facciamo un pezzo anche di tangenziale, sentirete un po' interferenze, quindi metterò una musica, penso, perché non avendo protezione aerodinamica mi entrerà un botto di aria nel cupolino. Utilizzo questo tratto lento dentro l'hyper per parlarvene un po'. Allora, a bassi regimi, bassissimi come adesso, la moto è un po' scorbutica, ma diciamo non è un problema, basta tenerla un po' su di morale, su di giri per diciamo ridurre questo effetto. Ho notato prima per esempio che in prima o in seconda a velocità molto ridotte, come adesso 31, se apro leggermente il gas è scorbutico, dà delle bottarelle. Però ripeto, basta accelerare un po', tenere un po' sui giri e questo effetto sparisce. Posizione di guida veramente ottima, azzeccatissima, cioè è comoda ed è efficacissima tra le curve. La ripresa è fenomenale, ha tanti cavalli, 105 appunto, e si sentono appena aprite la moto decolla. E tenete conto che questa moto comunque è ancora in rodaggio, è nuovissima, quindi mi hanno spiegato che una volta uscita dal rodaggio, dopo mi sembra 1000 km, l'indicatore di cambiata, insomma, la mappa cambia in automatico e diciamo che ha più a lungo la moto, almeno così mi hanno spiegato. È una cosa normale, nel senso, essendo un rodaggio sapete benissimo che la moto non si può tirare più di un tot per non rovinarla, quindi diciamo che evidentemente in KTM hanno messo un sistema che in automatico toglie la potenza per i primi 1000 km. Adesso proviamo a fare il tratto lungo, cioè la tangenziale, quindi la tirerò un po' e vediamo un po' la sua velocità massima. Ovviamente qua forse metterò la musica perché ci saranno un po' di interferenze, perché avete visto non c'è cupolino, quindi protezione aerodinamica zero, tutta l'aria vi arriva addosso, siete anche belli in alto, quindi ve ne beccate un po'. Tutta quest'aria andrà sulla mia GoPro e sul microfono. Ovviamente questa non è una moto da prendere per velocità massima, ma per divertirsi tra le curve, e avete visto, è veramente fenomenale. Buona tenuta, impiega, e apriamo. We'll be right back.
Ok, avete visto lo sparo. Vi dico, non andate mai a 200 all'ora con questa moto, perché mi arrivava addosso un muro d'aria che era impressionante. Avete visto, più o meno sui 200 all'ora ne avevo ancora di gas, però il muro d'aria era veramente forte, cioè veniva addosso veramente una massa d'aria sul davanti ed è brutto, nel senso, andare a quella velocità in questo modo. Quindi o mettete un cupolino o non pensate di andare appunto sopra i 200 con questa moto, anche se riesce a farli, perché ho visto su YouTube qualche video dove andavano sui 220-230 con questa moto. Quindi diciamo che il motore c'è, ma senza scopolino ve lo sconsiglio. Comunque veramente un'ottima potenza, tanti cavalli, veramente comoda, bella da vedere, mi piace molto, bello lo scarico, originale, comunque fa un bel rumore, un bel sound, ma comunque se volete di più prendete ovviamente un bel Acra che ci sta l'addio. Strumentazione ben leggibile, completa, elettronica anche qua completissima. E ragazzi, che dire, molto fantastica, mi è piaciuto tantissimo. Io, da amante di sportive 4 cilindri, vi dico, me la comprerei veramente subito. Quindi da questa prova è tutto, siamo tornati. Io vorrei ringraziare Speed Motor di Voghera per appunto la possibilità di aver provato questa 790 nuova, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!